Parte subito all'attacco costruire democrazia dopo l'approvazione da parte della maggioranza in Consiglio regionale del bilancio di previsione con l'aumento dell'addizionale IRPEF. Già pronta la diffida, come annunciato dai vertici del movimento politico nel corso di una conferenza stampa. Abbiamo preparato una diffida perché la Regione annulli e riveda questa posizione sulla base di una serie di argomentazioni tecniche che tra l'altro sono tutte quante sviluppate e che nei prossimi mesi faremo oggetto anche di altre iniziative fino a quando questo tema non emergerà per quello che realmente è. Dopo 16 anni di commissariamento i danni in questo caso vengono posti a carico della vittima anziché dei responsabili. La Regione Molise è stata esautorata dalla possibilità di gestire il segmento sanitario. A fronte di questa esautorazione della Regione e degli organi elettivi c'è stata la nomina di un commissario da parte del Governo e anche l'individuazione di tavoli tecnici per coordinarne l'attività e controllarne periodicamente e progressivamente. Abbiamo visto seguire una serie di figure tecniche che avrebbero dovuto recuperare il disavanzo quando in realtà hanno accresciuto questo debito e hanno probabilmente condotto la Regione a un punto di non ritorno. Oggi cosa succede? La Regione Molise approva una legge regionale che prevede fino al 2051 che noi dobbiamo farci carico di questi debiti. Dobbiamo in realtà scaricarli sulle prossime generazioni, sui figli e probabilmente anche sui nipoti. Consigliere Massimo Romano, qual è il dato politico? Il dato politico è che la Regione Molise deve avere la schiena dritta nei confronti del governo Meloni e deve pretendere che il disavanzo sanitario venga pagato dallo Stato, perché la Regione è in regime di commissariamento da 14 anni e non possono essere i cittadini molisani a pagare per colpe non proprie, per colpe della struttura commissariale e dei ministeri che da 14 anni a questa parte evidentemente non sono stati capaci di raggiungere il riequilibrio finanziario. Ecco, una situazione comunque ereditata che viene da lontano. Da 14 anni per la precisione, da 14 anni la Regione non tocca palla perché c'è il commissariamento dello Stato, Costruire Democrazia propone, lo fa rivolgendosi direttamente al governo centrale ma coinvolgendo tutti i cittadini, perché non possono ricadere queste maggiori, in termini di maggiori tasse, sulle tasche dei cittadini molisani. La Giunta aumenta le tasse e noi chiediamo invece che si mettano in macchina, vadano a Roma e pretendano che a farsene carico sia lo Stato e non la Regione.